Di certo non si può dire che quest'estate segusinese sia noiosa. E dopo gli eventi di giugno, come la Festa del Libro e la Segusino Summer Fest, il mese di luglio ha dato lustro ad eventi di ogni tipo praticamente ogni fine settimana. Partiamo a raccontarveli da quello che è l'evento di nicchia per eccellenza, giunto quest'anno alla sua 10ª edizione. Stiamo parlando dei Venerdì di Luglio nel Borgo, una serie di serate incontro nella piazzetta del 600esco Borgo Stramare di Segusino, dove il gruppo Mare Stramare ha esordito venerdì 6 luglio con la presentazione del nuovo CD del coro di Stramare, intitolato Tempo Fermo. Venerdì 13 luglio, con Luca Pauletti e Nicola Sergio Stefani, si è parlato di muli e affini, animali agricoli prealpini di un tempo e insostituibili e fedeli compagni militari. Venerdì 20 luglio, con Danilo Gasparini e Giampaolo Castellan, titolare dell'Assidea, si è parlato di spezie e di come hanno rappresentato per secoli il lusso nella cucina e nella medicina. Venerdì 27 luglio, ospite di Mariano Lio, capogruppo di Amare Stramare che promuove Venerdì nel Borgo, c'era lo scrittore Giovanni Callegari col suo libro che parla del vino nella Grande Guerra. Quattro serate ricche di pubblico e di fascino, sia per gli argomenti trattati che per la romantica e insolita location, quella del Borgo Stramare. I sabati di luglio a Segusino, invece, hanno visto protagonista il centro del paese con l'evento Notti in Corte, organizzato dalla Proloco di Segusino in collaborazione con l'Associazione Amici del Presepio e Drio Garastela e con la Banda Municipale, dove la serata debutto è stata sabato 30 giugno con la proiezione del film documentario Ritratti in Malga di Michele Trentini. Un successone sabato 7 luglio con la scorrida Dilettanti allo Sbaraglio, condotta da Gian e Renato, dove le Stelle Nere, due giovani ragazze dodicenni queresi, Alessia e Rebecca, hanno stravinto sbragliando tutti gli altri concorrenti della serata in una corte finadri gremita di pubblico per l'occasione. La pioggia non ha fermato Notte in Corte nemmeno sabato 14 luglio, dove presso il Teatro della Scuola dell'Infanzia l'Associazione Drigo alla Stella, per il ciclo itinerante dal titolo Figuriamoci, ha proposto lo spettacolo Con due piedi in una staffa, una simpatica rappresentazione di burattini mossi da mani e piedi dell'abile Veronica Gonzales. Sabato 28 luglio invece è toccato alla Banda Municipale di Segusino dare spettacolo in un unico ed originale concerto di reunion bandistica, formata da attuali ed ex musicisti della banda che negli ultimi 36 anni di attività musicale hanno, in vari momenti, fatto parte della stessa. La Contrada San Rocco e Santa Lucia ha invece festeggiato domenica 8 luglio, con l'annuale pranzo a base di spiedo, il tutto preceduto da Santa Messa, in una festa in cui gli abitanti delle due vie si sono ritrovati tutti assieme per una giornata in compagnia e in allegria. Sabato 21 luglio è stata la Borgata Montana Milies a fare da protagonista, con due eventi davvero interessanti. Il primo, la presentazione in chiave sentimentale del nuovo libro Dolci Montagne di Danilo Stramare, in una serata narrata in toccante prosa da Monica Stella. Il libro parla appunto di un percorso paesaggistico e sentimentale lungo le prealpi bellunesi e trevigiane. Immediatamente dopo ha preso via l'edizione 2018 di Calici sotto le stelle, un evento organizzato dagli Amici di Milies in collaborazione con varie associazioni e produttori locali, che ha visto la degustazione di vini e prodotti tipici lungo gli angoli e cortili del borgo, dalle ore 20 fino a notte fonda, il tutto a scopo benefico di raccolta fondi per la ristrutturazione della chiesetta Santa Maria Ausiliatrice di Milies. Infine, il mese si chiuse in allegria, ma anche con solennità, domenica 29 luglio, sempre a Milies, con il raduno annuale degli alpini e con la sfilata lungo le vie del borgo, la Santa Messa e il pranzo alpino organizzato dal gruppo Alpini di Segusino. Un'estate davvero attiva quella di Segusino, che lascerà il posto ad un mese di agosto più contemplativo, dove si potrà partire dal Piave e salire fino alle Malghe di montagna, passando per le borgate Stramare e Milies, ma anche con tutte le associazioni e gruppi organizzatori già concentrati sugli eventi autunnali ed invernali, a partire dalla Fiera del Rosario di fine ottobre, l'edizione 2018 di Cuochi di Contrada, la festa di fine lavori di ristrutturazione della chiesetta di Milies, il grande evento concerto L'Italia Camò di sabato 3 novembre, i mercatini di Natale di Segusino di fine novembre, che quest'anno avranno interessanti novità, la sagra in onore della patrona Santa Lucia
e gli eventi natalizi come Natale in Contrada e l'evento alla scoperta dei presepi di Borghi di Segusino, il magico itinerario che parte dal grande presepio artistico di Segusino, aperto da Natale fino a inizio febbraio. Non mancate quindi di seguire tutte le iniziative future sui siti internet e sui vari social network segusinesi.